C'è questa tensione sociale che non va bene. Allora, io credo che in questo momento, quando il nostro paese spende 1 miliardo, nel 2015 il governo Renzi ha speso 1 miliardo di euro per l'accoglienza, semplicemente per dare accoglienza. Nel momento in cui io penso che noi abbiamo 5.000 famiglie italiane che a seguito del terremoto in Emilia nel 2012 vivono ancora nei moduli provvisori, cioè nei container, e abbiamo presunti clandestini, potenziali clandestini, a cui diamo ospitalità in alberghi a 3-4 stelle con aria condizionata e wifi, io credo che questa sia una profonda ingiustizia sociale. Questa non è propaganda, questi sono dati di fatto.